Andiamo a vedere che cosa si indossa sotto le tute e nel bicchiere. Io sono Luca Zellinotti, sono un formatore per la sicurezza sul lavoro e il CBRNE, aiuto professionisti e volontari a lavorare in sicurezza durante questo periodo altamente pericoloso. Mi occupo in particolare della formazione di dispositivi di protezione di terza categoria, come appunto maschere e tute. Sono inoltre un Covid specialist e un biotecnologo con esperienza di lavoro in BSL3. Quindi una formazione estremamente avanzata, specialmente per il rischio biologico. Motivo per cui mi hanno chiamato a lavorare proprio in un BSL3 e mi occupo di formazione in questo ambito durante questo brutto periodo, proprio per aiutare tutte quante le persone, sto facendo questo video. L'errore più comune che vedo quando le persone utilizzano le tute di protezione NBCR, specialmente in questo periodo, è che indossano tutine di associazioni, camici, camicie e cravatte al di sotto di questa tuta. Gravissimo errore. La risposta giusta, se un istruttore vi domanda che cosa si indossa al di sotto di una tuta NBCR, la risposta è nulla. Si sta totalmente nudi, senza pudore, semplicemente perché è un ambiente lavorativo altamente qualificato e particolare e si sta semplicemente in quel modo. Ma c'è una ragione, perché tutto quello che indossate al di sotto di questa tuta vi mette a rischio contaminazione, quindi meno cose indossate, meno rischio avete di contaminarvi, specialmente durante la fase di svestizione. Il punto più delicato sono sicuramente i pantaloni. Non avete la sensibilità, se avete pantaloni lunghi, quando levate la tuta, di sentire se c'è un contatto accidentale con le vostre gambe. Stessa cosa con le maniche lunghe. Se per caso toccate la tuta durante la fase di svestizione con un gomito e avete una maglietta a maniche lunghe, non la sentite, quindi rischiate di contaminare il vestiario che ha di sotto di questa tuta ed è un gravissimo problema. Non si indossa nulla perché non esistono procedure per la decontaminazione del vestiario al di sotto di queste tute, bla bla bla. Questo lo sappiamo benissimo, per questo motivo non si indossa assolutamente nulla. Quindi rischiate di contaminare il vestiario, magari una tuta da 118 che costa 150-200 euro al primo servizio della giornata e doverla buttare perché la procedura corretta è quella, si cestina nel rot, fa rodere, anche perché il resto della giornata dovete bloccare il servizio perché non avete altro vestiario, dovete andare a prendere il vestiario di scarto da qualche parte e proseguire senza la vostra divisa ufficiale, semplicemente perché avete fatto una procedura che non è logica, cioè indossare qualcosa di sotto di questa tuta. Tuttavia un professionista ben formato sa che ci sono tre capi d'abbigliamento che ha logica indossare al di sotto di questa tuta. Ha logica e hanno uno scopo ben preciso. Non ci sono tanti scopi come pudore, quindi non mi fate vedere mutandine e reggiseni al di sotto di questa tuta perché non ha senso. Tre cose abbiamo detto: una maglietta, possibilmente di cotone bianco, sacrificabile in fase di svestizione. Ad ogni svestizione la cosa più saggia sarebbe levarla e cestinarla insieme alla tuta, così avete eliminato il problema principale di contaminazione. Qual è lo scopo della maglietta? Proteggere le spalle nel caso dovete indossare per tanto tempo degli zaini sopra la tuta di decontaminazione o degli autorespiratori, delle bombole di ossigeno che vi permettono di avere aria pulita all'interno di una bombola. Pesano, vi segano le spalle, quindi se indossate una magliettina allora ha senso. Quello è lo scopo della maglietta, proteggere le spalle, non pudore, non altro, non altre cose. Pantaloncini, perché pantaloncini e non slip? Perché queste tute sono chiuse con del nastro isolante, di quelli belli robusti. Siete praticamente chiusi dentro un uovo, non potete andare al bagno, se vi scappa la vostra tuta diventa il vostro bagno, quindi per evitare di trovarvi con le mutande farcite è meglio avere dei pantaloncini in cui cade tutto quanto all'interno delle scarpe. Lo so, fa schifo, ma è sempre meglio che averci le mutande farcite, ve lo assicuro. Altra cosa fondamentale, abbiamo detto, di quello che finisce nelle vostre scarpe, lì ci finisce soprattutto sudore, perché all'interno di queste tute si suda tantissimo, non sono tanto permeabili, quindi tutto, questa non lo è quasi per niente praticamente perché è di tipo 3, tutto finisce all'interno delle vostre scarpe, camminate in un pantano letteralmente che si riempie di sudore piano piano, quindi vi distrugge i piedi. La cosa fondamentale per tutelare i piedi possono essere degli calzettoni di spugna molto alti, quasi fino al ginocchio, quelli da calcio ad esempio, molto robusti. Più sono robusti, più compensano gli spazi morti tra il piede e lo stivale, meno attrito avete, meno danneggiamento del piede avete durante le lunghe camminate, se prevedete di camminare tanto. Se prevedete di camminare poco, non ha senso neanche dover sacrificare un pedalino che si riempie di liquidi biologici. Si prende, si cestina, ok, ma se non avete nulla, avete meno roba da lavare e da cestinare durante la fase di svestizione. Ma se prevedete di camminare poco? Se prevedete di camminare tanto, il calzettone è sicuramente la scelta indicata. Tre cose fondamentali abbiamo detto: una maglietta per proteggere le spalle,
pantaloncini per proteggere l'attrito tra le gambe, cosa fondamentale è l'attrito tra le gambe, non hanno altro scopo i pantaloncini, non c'è pudore in questo ambiente, un ambiente molto di nicchia, e calzettoni per proteggere i piedi. Lo so che è un argomento molto complesso e ci sono tutti questi piccoli dettagli che non ti saresti mai aspettato nell'indossare una tuta NBCR. Metti mi piace, condividi, continuati a formare e rivolgiti solamente a strutture altamente qualificati nella materia, perché è un argomento estremamente di nicchia. Lo so che in questo periodo è molto complicato formare e trovare persone qualificate su questo lavoro, è un brutto periodo veramente. Cerchiamo di aiutarci tutti quanti tra di noi. Metti mi piace, condividi e diamoci una mano tutti quanti insieme. Grazie.